22 luglio 2017, rifugio Faller, Mont Faller, Conca de Faller, Monte Rosso del Bertosan, eccolo lì, noi andremo lì, a dopo, qui c'è Carlo e qui c'è tutta la Conca de Faller. Ecco qua, noi abbiamo lasciato la strada là, abbiamo fatto questo lungo traverso, là c'è il rifugio Faller, il Mont Faller, qui la freccia che indica per il Monte Rosso. A dopo. Siamo quasi al colle Paletaz. Ecco qua. Noi arrivavamo di lì. Un lungo giro, Mont Faller, Monte Rosso. A dopo. Ecco qui, siamo alla base del colletto Paletaz. Eccolo al colle, la cima di Dessert, Monte Rosso. Allora, siamo arrivati qui in un'ora e 50. Sembra un'aquila quella lì che vola. A dopo, colle Paletaz, un'ora e 55, un'ora e 50. Là il Monte Rosso e lì punta Dessert. A dopo, colle Paletaz, un'ora e 55, un'ora e 50. Là il Monte Rosso e lì punta Dessert. A dopo la gita, siamo sulla punta alle 6, 2, 7 e 50. Là è il Monte Rosso di Bertosan. Allora, ecco qua, è ancora lungo andare a Bertosan. Adesso noi facciamo due foto, poi ripartiamo. Siamo arrivati qui in due ore. Arrivate qui in questa cima in due ore da metà. Ecco l'arrivo di Carlo, tutta la cresta del sci, punto del sci. E qui siamo sul Monte Rosso di Bertosan, 2009 e 43. Allora, ecco qua la cima. Ecco le vedute, la punta delle sci, lì c'è i laghetti e laggiù c'è tutto il nostro vallone della Conca del Faller. Allora, ci abbiamo impiegato un tempo di 2 ore e 50, passando prima alle 6 e poi attraversando per cresta tutta la traversata fino a questa punta. Ecco Carlo. Allora, salita ripida, cresta a tratti impegnativa. Allora, noi andremo lì dopo. Continua la gita. Ecco il Monte Rosso di Bertosan, 2943, partiti da Vetan. Siamo arrivati là dove c'è quella biforcazione, abbiamo girato a destra per prati, tracce di sentiero. Siamo stati a sinistra di quel laghetto, salendo su su quella bastonata, al colle Paletaz e alla cima Lessir, 2770, risiede il colletto, abbiamo attraversato per cresta, come vedete lì, a parte l'ultima parte dove si scende un colletto che abbiamo dovuto scartare, ecco qua tutta la cresta dal Lessir a qui al Bertosan, a Rosso, poi tutta questa ripida ascesa terminale, il tutto compreso la cima, l'altra cima in 2 ore e 50 da Vetan. Allora, con questa immagine del Monte Rosso con le spalle di Faller, adesso faccio una piccola inquadratura. Ecco qua le montagne, la grande montagna coperta da nuvole, si sta di nuovo chiudendo. Qui vedete Carlo, il mio compagno, allora, che praticamente abbiamo concluso questa gita in 2 ore e 50. Lo ringrazio e dopo. Mando i saluti dal Monte Rosso di Bertosan 2943 in compagnia di Carlo.
arrivando prima alla punta alle 6, abbiamo impiegato un tempo di 2 ore e 50, la giornata è stata un po' ventosa sulla cresta, ma tutto assieme ce l'abbiamo fatta, altra gita inedita, abbastanza impegnativa, fuori sentiero, e alla prossima! Ultima panoramica del Monte Rosso di Vertosan, Montfalaire, Monte Vertosan. Qui c'è la cima del Monte Rosso, si può scendere anche di qua. Ecco le nostre Alpi, come vedete, giornata si sta nuvolando nelle alte quote, Carlo, e la cresta per la punta del Sì. Noi scenderemo giù di qua, a dopo. Fase di discesa. Siamo scesi giù in quella quel collatoio lì, stiamo andando giù, là è il Monte Rosso di Vertosan, eccolo lì. Scesi lì, scenderemo qua, caleremo qui in mezzo a queste pietraie, fino a, probabilmente passeremo al rifugio Falaire, a dopo. Ecco là la punta alle Sire, tutta la cresta, il pinnacolo della cresta, la discesa, dove abbiamo evitato l'ultimo pezzo di discesa dove fa l'intaglio, e la risalita al Monte Rosso Vertosan. Siamo scesi giù lì in quei prati e quel ghiume. A dopo. Ecco il rifugio Falaire 2350. Vi faccio vedere di nuovo tutta la nostra cresta, la punta Fessi, tutta la discesa al colle per le Zaz, la risalita per cresta, siamo scesi là in quell'intaglio, la risalita al Monte Rosso. La discesa è stata fatta per cresta fino a quel canale dove c'è quell'intaglio e tutto per sfasciumi giù fino qui. Alla prossima!